Ciao a tutti e bentrovati nella mia cucina. Allora, la settimana scorsa ho avuto gente a cena e ho fatto la bourguignon, una bellissima serata, però ho notato una cosa: avevo comprato tantissime salse, qualcuna l'avevo fatta io e mi sono resa conto che quelle fatte in casa sono andate a ruba mentre le altre sono rimaste. Quindi ho pensato che potesse essere utile un video per tutti voi per fare delle salse famose in tutto il mondo fatte in casa e farvi vedere dei piccoli passaggi per come farle. Quelle più comuni e che sono state più gradite a casa mia, quindi il guacamole, l'hummus e la salsa tzatziki che ho mangiato in Grecia e che mi è piaciuta tantissimo. Partiamo appunto dalla tzatziki. Gli ingredienti sono yogurt greco, cetrioli, aglio, io aggiungo anche un po' di lime, poi ovviamente metteremo un pochino di aceto, pepe e sale. Possiamo cominciare. Ho notato che questo yogurt ha un po' tanto liquido, che sarebbe sgradevole per il risultato finale della salsa, considerando anche che metterò il cetriolo, che anche questo rilascerà tanta acqua. Quindi, così come gratterò il cetriolo e lo metterò a scolare col sale per fargli perdere l'acqua in eccesso, la stessa cosa la faremo anche con lo yogurt. Delle mie vacanze in Grecia ho adorato tutto il cibo tranne una cosa: l'uso dell'aglio, cioè loro lo mettono così, come noi mettiamo il prezzemolo, loro mettono l'aglio e sarà che io non sono abituata, mi ha fatto passare notti insonni. Quindi mi piace che ci sia il sapore dell'aglio perché comunque è caratteristico di certi piatti, però possiamo metterlo in un modo tale che ci dia meno fastidio. E quello che possiamo usare, la tecnica che possiamo usare è sbianchirlo. Lo dobbiamo sbucciare. Poi, il primo passaggio per renderlo più digeribile è togliere l'anima e, partendo da acqua fredda, mettiamo sul fuoco gli spicchi d'aglio e aspettiamo che vada a ebollizione. Ripetiamo questo passaggio per almeno 2 volte. Poi, man mano che lo facciamo, l'aglio perderà il suo potere. Io lo faccio per 2 volte perché sennò non voglio proprio perdere il sapore completamente. È trascorso un po' di tempo, verifichiamo che il cetriolo abbia perso l'acqua di vegetazione. Questo passaggio, per renderlo ancora migliore, potete farlo addirittura la sera prima. Prendiamo una boule e assembliamo gli ingredienti. Ok, allora mettiamo lo yogurt greco, i cetrioli, la scorza di un lime, che è facoltativa, però io la metto sempre, un po' di aceto e un po' di olio. Allora, si sente già proprio il profumo della tzatziki, però manca ancora l'aglio, che come vi dicevo ci deve essere, ma non deve essere invadente, perché sennò poi non mi piace più. A questo punto prendo uno spicchio d'aglio, che nel frattempo si sarà anche intenerito, e poi lo trito. Perfetto, l'ho schiacciato bene bene. Questo è il nostro aglio, dopo essere stato sbianchito. Un'ultima macinata di pepe e la prima salsa è pronta. Dalla Grecia ci spostiamo al Medio Oriente e quindi facciamo una salsa che io adoro, anche Emma adora, che è l'hummus di ceci. Per farla, questa volta ci avvaliamo di un piccolo strumento che è un frullatore. Dai, si presume che tutti in casa ce l'abbiamo. Questa è ancora più veloce dell'altra e quindi mettiamo tutti gli ingredienti e frulliamo. I ceci, mi raccomando, speravo non ci fosse bisogno di dirlo, ma non si finisce mai di stupirsi, vanno già lessati, quindi non mettiamo i ceci crudi. Poi aggiungiamo la tahina, che è una salsa di sesamo. Ormai si trova quasi dappertutto, però se non la trovate sarebbe sufficiente tostare il sesamo e frullarlo fino a ottenere questa salsa. Poi serve uno spicchio d'aglio e io allora metto quello che ho già sbianchito per l'altra salsa, per la tzatziki, succo di direi mezzo limone, io la faccio sempre a occhio, quindi non viene mai uguale una volta o l'altra, sale e pepe e olio. Secondo me queste salse qui fate prima a farle che andare. Mi serviva quello nero. Allora, perché il pepe bianco è nella cosa nera? Che mi sbaglio tutte le volte. Dicevo che secondo me fate prima a farle,
che andare a comprarle queste salse, e poi veramente vengono mille volte più buone, per non parlare della soddisfazione personale. Ok. Allora, secondo me ci siamo, anche perché a me troppo liscio non piace. Wow. Anche la seconda salsa in pochi minuti è pronta. E dal Medio Oriente prendiamo l'aereo e andiamo in Sud America per fare la mia salsa preferita, che è il guacamole. Non è emozione, ho proprio la voce così. La mia salsa preferita, che è il guacamole. Ho detto il e non la guacamole, come erroneamente quasi tutti pronunciamo, perché l'articolo da mettere in questa salsa è il, è maschile. Gli ingredienti per fare un buon guacamole sono avocado, ovviamente, perché è una salsa a base di avocado, cipolla rossa, no, ci andrebbe la cipolla bianca, però, come sapete, tutte le volte che va messa la cipolla cruda, io magicamente la sostituisco con le mie cipolle in agrodolce. Se volete la ricetta, cercatela nei miei canali social, perché la troverete di sicuro, è una delle più gettonate. Il lime non deve sicuramente mancare, peperoncino e pomodorini, poi ovviamente olio e sale. Una cosa che ci tengo sempre a ribadire quando faccio le ricette è: mi raccomando, fatele secondo il vostro gusto e fregatevene di chi vi dice ma questa non è una vera guacamole perché ci hai messo lo zenzero. Ma se a me piace lo zenzero, io ci metto lo zenzero e me la mangio con lo zenzero, però noi lo zenzero oggi non lo mettiamo. Ok, però partiamo. Allora, per la prima salsa abbiamo usato una ciotola, per la seconda un frullatore, per il guacamole usiamo un mortaio. Ecco qua. Allora, per prima cosa devo sminuzzare la cipolla. E quindi prendo qualche petalo di cipolla in agrodolce. Gli do prima una mano con un coltellino. Metto anche il peperoncino. Perfetto. Iniziamo. Se usate la cipolla fresca, dopo che l'avete pestata e ha fatto uscire la sua acqua, togliete quello che resta, perché sarebbe troppo fibroso e difficile da mangiare, quindi è meglio se lo togliete. In questo caso le cipolle in agrodolce sono già cotte e quindi si spappolano facilmente. Adesso che abbiamo ottenuto questa cremina agro piccante, possiamo aggiungere l'avocado. Mi raccomando, fate questa salsa solo se trovate un avocado maturo. Se dovete ostinarvi a farla con un avocado duro, non vi verrà mai. E quindi lasciate perdere, fate le altre due. Se volete togliervi lo sfizio, piantate il seme dell'avocado e avete la possibilità di avere la vostra piantina di avocado. Io ce l'ho, l'ho piantata durante il lockdown e quindi è da 3 anni che ho una bellissima pianta di avocado alta più di 2 metri in casa, molto 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 bella. E adesso con un po' di olio di gomito, dopo aggiungiamo succo e scorza di lime, correggiamo di sale e la salsa sarà pronta. Wow, che bella, guarda che bella. Quindi ci mettiamo sopra i pomodorini, anche qui rimuoviamo i semi del pomodoro solo perché rilascerebbero troppa acqua e renderebbero la salsa liquida, cosa che noi non vogliamo. Perfetto ragazzi, ci manca solo un mojito e siamo in Messico. Non ci resta che impiattare le nostre salse per renderle più presentabili, invitare qualche amico e passare un po' di tempo insieme. Alla fine basta davvero poco. Questa la decoriamo con un po' di sesamo tostato, leggermente in padella. State attenti perché il sesamo fa come i popcorn, salta via dalla padella. Qui ci mettiamo un altro giro d'olio per renderla più lucida e più carina. E queste 3 salse dal mondo sono pronte in pochissimi minuti. Rifatele e rimarrete stupiti. Ciao a tutti, grazie!